E per ragazzi invece sì, questa è la prima partita di Torino-Milan che è finita 2-0 con la vittoria del Torino. Ragazzi, con il primo tempo ha segnato, dopo varie tentative, ha segnato col calcio di rigore il Gallo Belotti, che ha concesso un 1-0 che ha concesso il gol dell'1-0. Poi ragazzi, poi durante l'1-0 ragazzi si è infortunato anche durante il primo tempo Suso, che stava sanguinando, ma lui aveva detto che poteva continuare. Poi ragazzi, durante il primo tempo, nel secondo tempo ha segnato il gol dell'attaccante spagnolo Alex Berenguer, che ha concesso il 2-0. Poi ragazzi, come abbiamo visto, non ha giocato più Piontek, perché in questi giorni Nate non sta avendo più, non sta segnando più, quindi Gattuso ha preferito giocare Cutrone, che in questa partita ha provato a trovare il gol, non c'è riuscito. Infatti, come ho detto, con Parma e Milan avevano pareggiato, forse Gattuso può rischiare l'esonero, ma il Milan ci ha pensato, quindi come si è detto siamo a fine della stagione, quindi ragazzi hanno deciso di far rimanere Gattuso fino a fine della stagione e poi vedremo. Ma ragazzi, molto rinnovato, 3 punti e va sesto, e poi in Europa League. Ha affiancato a pari punti con l'Atalanta. Il Milan sta al settimo posto, non sta proprio migliore dei modi, e la Roma è il quarto posto, appartiene alla Roma, ma non per molto. Che poi vedremo, l'Atalanta si vincerà alle 7 contro l'Udinese e vedremo che andrà a succedere. Poi ragazzi, espulso durante la partita, è espulso anche adesso Romagnoli, il capitano del Milan, che salterà moltissime partite. E si pensava che se in caso non raggiungesse la Champions, il Milan lo venderebbe al suo capitano, Alessio Romagnoli. E ragazzi, per il Milan sta avendo un campionato molto duro, infatti hanno pareggiato contro il Milan e sono giunto al 4 posto, ma poi l'hanno perso in casa del Torino. E ragazzi, ma il Milan dovrà faticare molto, dovrà riprendersi o l'Europa League o riprendersi la Champions, ma la Champions sarà molto impossibile, ma spero che il Milan ritorni in Champions, perché ragazzi, ci sarà oggi la lotta per la Champions, Torino, l'Atalanta, l'Inter e la Roma, che sarebbero di tutto per prendersi la Champions. E ma ragazzi, mo il Milan perde la Champions e staremo a vedere almeno l'Europa League cercherà di prendere. La prossima partita vedremo cosa succederà. Quindi raga, che dire, da Luca è tutto. Noi ci vediamo dopo con Atalanta Udinese, domani con Fiorentina Sassuolo. Quindi raga, da Luca è tutto. Ciao!